Sono Luca Landi, chef del Lunasia all'interno del Green Park Resort di Tirrenia in provincia di Pisa. Oggi prepariamo la carbonara di mare che è dedicato a Angelo Paracucchi e alla sua mitica marinara. Per noi è uno spaghetto all'emiliana, leggermente affumicato, costruito su una marinara e solitamente cuciniamo al tavolo davanti al cliente. Per fare la nostra carbonara di mare occorrono degli spaghetti alla chitarra di pasta emiliana, leggermente affumicati con delle erbe fresche, delle vongole sgusciate, delle cozze sgusciate provenienti dalla Sardegna, crostacei, calamari, seppie tagliate a listarelle, un fumetto ottenuto dalle lische di pesce e dagli scarti del pesce che lavoriamo, leggermente aromatizzato con della pancetta, un tuorlo d'uovo marinato sotto sale, del prezzemolo tritato e una cialdina ottenuta da una miscela di uovo, parmigiano e pepe steso e fatte essiccare in forno. Scaldiamo dell'olio in una padella e tostiamo i crostacei, i calamari e le seppie, molto velocemente da una parte sola perché possano caramellare. Bagniamo con il nostro fumetto di pesce aromatizzato alla pancetta e aggiungiamo le cozze e le vongole che già sono state aperte con il loro liquido. Ritiriamo il pesce dalla padella per non farlo cuocere troppo, avrà già dato il suo gusto alla salsa, e buttiamo gli spaghetti in acqua leggermente salata. Dopo pochi minuti, quando gli spaghetti saranno ancora al dente, le scoliamo, le mettiamo nella padella e iniziamo a tirare la salsa. Riaggiungiamo il pesce e terminiamo la mantecazione della pasta con un po' di prezzemolo tritato e olio extravergine d'oliva a crudo abbondante. Una volta completata la mantecazione andiamo all'impiattamento. Mettiamo nel centro del piatto i nostri spaghetti chitarra alla carbonara di mare. Condiamo con tutta la salsa che abbiamo nella padella e terminiamo la nostra carbonara di mare con l'uovo, quindi una grattugiatina di uovo disidratato come se fosse parmigiano e la cialdina di uovo, parmigiano e pepe a completare il sapore della carbonara.